Salve, salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi sì, voglio indossare questa maglietta non a caso, questa maglietta vintage che non mi ricordo se si ordinava sul sito del club di Diabolik negli anni 70. Perché sì, voglio parlare di questo libro di cui la prima edizione era uscita il 15 giugno 2010, con copertina rigida, 173 pagine, dimensioni 14,50 x 22,50. Aveva riscosso un discreto successo che neanche 2 anni dopo venne fatta una seconda versione, la seconda edizione collana Bestsellers, in vendita dal 22 maggio 2012, 176 pagine, dimensioni 12,70 x 19,70, brussolato, una lettura piena di emozioni, la prima autobiografia del nostro personaggio preferito, entrato ormai nell'immaginario di tutti noi. Era una novità assoluta su come era impostato, con un prologo illustrato da Giuseppe Palumbo, per tutti quelli che da anni non sanno resistere al fascino di Diabolik. Ebbene sì, Mario Gomboli era stato geniale. Aveva impostato il libro come un'autobiografia, proprio come se fosse lo stesso Diabolik a raccontare la sua storia, a partire dall'inizio di tutto. Un libro scritto in prima persona, come si conviene a un personaggio del suo calibro. Infatti, si narra esprimendosi così. Chi sono? Anni fa me lo ha chiesto anche il mio miglior nemico, l'ispettore Ginko. Eravamo in una situazione molto particolare, prigionieri di una banda di assassini e certi della nostra prossima morte. In quella che sembrava l'ultima occasione, l'ispettore voleva sapere del mio passato, delle mie origini, voleva conoscere il mio vero nome, per dare finalmente un'identità all'ombra che aveva inseguito per tutto quel tempo. Il libro, oltre che a svelare dei particolari, la vita di Diabolik, narra la storia d'amore con Eva Kant. E cosa significa vivere accanto a lei? I testi sono, come si è detto, di Mario Gomboli, che dopo aver scritto svariati soggetti per Diabolik, dal 1999 aveva sostituito Luciana Giussani, come sappiamo tutti, creatrice insieme alla sorella del personaggio, nel 1962. Gomboli era diventato il direttore della casa editrice Astoria. La copertina è di Giuseppe Sartorio, c'è un prologo illustrato con 14 tavole da Giuseppe Palumbo, il tutto per la casa editrice Mondadori. Il libro in questione è questo qui. Io purtroppo ho la seconda versione, cioè il best seller. Eccolo qua. Io sono Diabolik. È abbastanza ricercato dai collezionisti. Questa è la postolina. Dietro c'è un po' di riassunto di quello che andremo a leggere e vi faccio vedere qualche tavola del Palumbo che tutti ben conosciamo. È interessante perché qui la storia è come se un'intervistatrice va tramite un escamotage che non vi sto a dire perché è tutto narrato qui. Riesce a intervistare Diabolik e a farsi raccontare tutte le varie vicende della sua vita. Addirittura nella fine del libro ci sono tutti gli estratti dai fumetti in questione, quindi molto dettagliato, pagine di titoli di fumetti dove è stato tratto i vari racconti menzionati all'interno del libro. Un libro che ogni collezionista e appassionato di Diabolik deve avere, perché
È un bel libro fatto in maniera con questo stile particolare dell'autoraccontarsi da parte del Diabolik. Quindi io sono Diabolik, edizioni Mondadori. E allora vi aspetto in qualche altro video, vediamo un po' le tematiche e iscrivetevi al canale. Un saluto dal Dingo.